Un altro weekend vivo al Castello Malgrà, al parco del Castello Malgrà. Sì, esatto, un altro weekend di manifestazione e di eventi. E diciamo che appunto questo settembre è un settembre particolarmente attivo di attività al Castello Malgrà e al suo parco, che appunto è interesse dell'amministrazione valorizzare sempre di più e far rivivere. In particolare qua alle nostre spalle c'è l'accampamento dei Credendari del Cerro e di tutti coloro che collaborano alla manifestazione chiamata Alle Arti, che si svolge appunto, è iniziata venerdì sera e finirà con la premiazione dei migliori artigiani, coloro che hanno realizzato la bottega più fedele allo spirito medievale. Chiamata alle Arti, un bellissimo evento che è qui al Castello Malgrà, organizzato dai Credendari del Cerro. Di cosa si tratta? Praticamente abbiamo voluto realizzare la ricostruzione di quello che era un bando campestre che si poteva tenere alla fine del 300, in questo caso in quel di Rivarolo. Questo perché abbiamo voluto riprendere le cronache del tempo indette dallo stesso Amedeo VI di Savoia, che quest'oggi mio padre presenzierà all'evento, al fine di richiamare manovalanze specializzate da tutta Italia nel borgo di Riparolium per fortificare appunto il castello di Rivarolo. È un concorso di artigianato storico che vede coinvolte 8 botteghe artigiane provenienti appunto da tutta Italia, i quali concorrenti si sfideranno a colpi di ricamo, di lavorazione del cuoio, lavorazione del legno, forgiatura del ferro e altre arti, al fine di realizzare in una manifestazione di 2 giorni un capodopera, ovvero come succedeva un tempo, che bisognava dare alla fine di un percorso di istruzione, un esame, realizzare il capodopera, l'oggetto per eccellenza. Domani ci sarà una giuria di 6 tecnici, ognuno specializzato in una propria arte, che giudicherà appunto quello che vedrà e attribuirà in una classifica di 3 premi appunto 3 oggetti molto particolari che abbiamo voluto far realizzare e realizzati sulla base di accurati studi e reperti di fine 300 di provenienza italo-francese, per riprendere quel filo conduttore che ci lega alla casata di Savoia. Come è nato questo concorso? Questo concorso in realtà nasce un po' da quello che è la nostra storia come associazione. Possiamo dire che i germogli di questa idea si sono impiantati 10 anni fa. La nostra associazione partecipò ad un concorso d'arte e mestieri, sempre qui in Canavese, e quell'evento ci rivoluzionò un po' come cultura, come identità culturale dell'associazione. Abbiamo voluto condensare in queste 2 giornate una fitta rete di conoscenze che in 10 anni abbiamo arricchito viaggiando per tutta Italia, portando le nostre arti e i nostri mestieri in giro per le piazze italiane, e abbiamo voluto un po' festeggiare questo nostro compleanno appunto invitando tanti di loro qui al Castello di Rivarolo. Thank you.